Oh, sono venuto qua da 2 o 3 anni. Mi si è passata a schiena. Mi Cioè? faceva male da morire. Il dolore di schiena. Sono 3 mesi io non ho più dolori. Mo tu come la metti? Ah, quindi lei si considera un graziato? Sì, bravo, sì. Dove venite? Le leggi sulla placcia, va via. Sparisci. Da lontano. Da lontano dove? Sparisci. Ho portato la Bibbia. La mia Bibbia. È il mio crocifisso. Il rosario, eccolo qua. Insieme all'aglio pure io, che non è una cosa scaramantica. A un certo punto dicono il rosario e il sole si è messo a pulsare. Se lei guarda il sole fisso, dopo un po' dà fastidio il sole. No, io guardo il pulsare, così penso, ho guardato il sole e non mi dava fastidio. In mezzo al sole c'era una scritta. È il 3 giugno e qui, come ogni 3 del mese, alle 3 su questa collina Gisella Cardia apparirà la Madonna con un messaggio per lei. Lei che, per evitare i giornalisti, è già qui con Gianni da qualche ora e ha dato indicazioni chiare. Oggi le TV rimangono fuori. Però crede che la Madonna consegni dei messaggi a Gisella? Non solo a Gisella, in molte parti del mondo. Oh, signora, una domanda. Prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Fa il panino da casa qua. E da dove viene la città? Venezia. Quindi è una fedele, diciamo, ormai fedelissima di Gisella. Fedele alla Madonna e bacio, ve lo rompo il biscato, piacere. Questa volta però, da nero su bianco, è arrivato il comunicato del vescovo di Civita Castellana. È sconsigliato partecipare e organizzare incontri di preghiera fino a che la commissione diocesana da lui istituita non si pronuncerà sulla Madonna di Trevignano. Ma questo non vedo il motivo, non vedo perché i preti e il vescovo si mettono contro una persona che deve pregare, non riesco a capire il motivo. Il danno che può fare questa persona, non riesco proprio a concepirlo. No, perché magari si sta inventando tutto. Ecco, il vescovo va a tutela dei fedeli. Ma è giusto che si dia questo consiglio, fino a quando non ci sarà un pronunciamento definitivo. Pertanto chi partecipa all'incontro di preghiera non viola nessuna norma. È un consiglio. Sono le 15.02, Gisella fa il segno della croce, si inginocchia, appare la Madonna. Ora le sta dicendo che questo è il tempo della tribolazione. Grazie di silenzio che aspettiamo cosa ha detto oggi la Madonna. Dice: figli amati, grazie per essere qui nella preghiera e grazie per aver piegato le vostre ginocchia. Figli miei, questo è il tempo della tribolazione. Che sarà sempre più dura. Decine di persone si mettono in fila per salutarla, solo il diluvio fa rompere le righe, ma non il loro silenzio di oggi con i giornalisti, che per poco Gianni, alla guida del suo SUV nero, non investe all'uscita del cancello.